Il lucchetto è aperto, ma sei una vita che nonno Bruno non sale in questa mansarda. Nonno, ci sei? Niente. Certo che qui è un tale disordine. Potrei fargli una sorpresa e ordinare un po'. Ma che cosa se ne fa il nonno di tutti questi reperti? Oh, guarda, che strano libro. Sembra un vecchio diario. Caro diario, oggi è stato un giorno davvero speciale. Finalmente mi sono laureato. Ho grandi progetti per l'immediato futuro. I miei genitori mi aiuteranno a investire nella farmacia di un piccolo paese in periferia, Legnaro. È un posto tranquillo, come piace a me, che sono molto riservato e solitario. Caro diario, come ogni giorno, alle 19 mi sono recato in chiesa. Mi sono seduto al solito posto, in fondo a sinistra, su uno degli ultimi banchi. Ascoltare la parola di Dio mi conforta. Al termine della messa ho lasciato un'altra busta nella cassetta delle offerte. Non penso che qualcuno mi abbia visto. Non voglio che si sappia di me. L'unica cosa importante è che con questo mio gesto io possa aiutare coloro che ne hanno più bisogno. Caro diario, oggi in farmacia è entrata una donna insieme alla sua bambina. Chiaramente malata. Si è avvicinata con aria triste e mi ha domandato delle medicine. Ma quando ha visto il prezzo è arrossita. Quando mi sono girato, ho visto che aveva appoggiato sul banco la sua fede da lasciarmi come pegno. Ma l'ho fermata e le ho detto di non preoccuparsi. Non avevo bisogno dei suoi soldi. Ciò che mi importava era che la piccola potesse stare meglio. Caro diario, sento che le forze mi stanno lentamente abbandonando. Oggi ho preso una decisione. Affiderò i miei beni alla Caritas di Legnaro e sono un bel gruzzoletto. Sì, questo è ciò che il cuore mi ha suggerito e sento davvero che è la scelta più giusta. Bruno, il mio apprendista farmacista, erediterà la casa in montagna e in mansarda gli lascerò questo diario affinché si possa ricordare di me. Addio e infinite grazie, caro diario. Sei stato l'amico che non ho mai avuto. Franco Focherini veniva visto come burbero e strano, poiché viveva miseramente, nonostante provenisse da una famiglia ricca. Oggi la Fondazione Focherini, nata dall'eredità lasciata da Franco, si impegna ad aiutare le persone in difficoltà con diversi progetti, alcuni dei quali il progetto Dopo Scuola, il progetto del Buon Samaritano e il centro di ascolto parrocchiale. Franco ha lasciato il segno e la piccola cittadina di Legnaro non dimenticherà mai quello che quest'uomo ha fatto per la comunità. La sua farmacia, anche se trasformata, continuerà a testimoniare la sua vita nella solidarietà.